Qui per lavoro sono stato costretto a leggere un libro che ho vissuto con molta soggettività. Con molta soggettività perché, a parte l'epoca a cui si riferisce, a proposito, Federico, complimenti perché sei stato molto documentato. Cioè, tutti quegli episodi quando racconti di tutti i personaggi, da Di Vittorio agli personaggi anche della città di Bari, no? Cioè, tutte queste storie, dove le hai ricavate? Beh, un po' conoscenza, come un po' a tutti noi, le vicende della nostra città, della nostra regione. Ma poi ovviamente l'ho arricchito documentandomi su tutto quello che era possibile sapere di più e più nei particolari. E la storia di una famiglia, come hai potuto verificare, la storia di una famiglia mentre la storia va avanti. Va avanti la Prima Guerra Mondiale, l'Unità d'Italia, va dall'Unità d'Italia fino all'avvento della Repubblica. E potete immaginare svolte epocali, come usa dirsi, come possono coinvolgere le famiglie peraltro protagoniste della vita della loro realtà cittadina. Quindi ci si avvicina alla Prima Guerra Mondiale, con tutto quello che ha portato con sé, l'avvento del fascismo, la fine del fascismo e così via dicendo, fino appunto alla Seconda Guerra Mondiale e all'avvento della Repubblica che segna anche questa volta una svolta epocale del nostro paese, con riflessi nelle famiglie che sui libri di storia non troveremo mai. Cosa ci sono detti padri, figli, su che cosa hanno discusso, su che cosa non si trovavano d'accordo, le novità, come schierarsi, il vecchio nonno che era vincolato ovviamente alla sua storia, e i figli e i nipoti che guardavano al nuovo e cercavano di coglierne le anticipazioni per fare una scelta in sintonia con queste novità e quindi trarne i vantaggi, ci credevano o non ci credevano. Chi non ci credeva, come uno dei protagonisti di questo lavoro, chi non ci credeva e quindi non aderiva al fascismo, la pagava. Questa è storia, non è commento, è storia. Senatore Gaetano Quagliariello, anche tu a Severito Festival, come mai? Beh, perché il maestro Paolo mi ha scritturato. Ovviamente la scrittura è gratuita, ma Perché canti anche. no, questo fino a questo punto di impudicizia non arrivo. Però il suo programma col coro tratta delle canzoni della Prima Guerra Mondiale. È un periodo storico che io conosco abbastanza bene. Un tempo nell'altra vita facevo lo storico. Adesso abbiamo fatto un incontro con l'autore Federico Pirro, che ha presentato il suo libro Acciacchi, dove parla proprio della prima guerra mondiale e della seconda. Infatti, purtroppo devo andare via. Però perché è importante? Beh, la prima guerra mondiale è stato il fatto più sconvolgente della storia contemporanea. È stato un vero e proprio salto nel buio dell'umanità. La storia dopo quell'evento è stata completamente diversa. Lo possiamo capire pure girando i nostri paesi, vedendo i monumenti ai caduti delle grandi guerre. Innanzitutto ci si accorgerà che quelli che sono morti nella prima guerra mondiale sono di più di quelli che sono morti nella seconda. In Italia morirono 600.000 nostri connazionali. Non c'era una famiglia che non ebbe un lutto. E poi in quella guerra che sembrava non dovesse finire mai fu fissata la matrice di un secolo. Tutti gli obbrobri del XX secolo, le deportazioni, i carri piombati, i campi di concentramento, sono tutte cose che sono state inventate durante la Prima Guerra Mondiale. E anche la storia dell'Europa ne fu condizionata, perché quella guerra segnò qualcosa di così profondo che sconfinò nel razzismo. E immaginatevi che
quando si incontrarono a Versailles per fare la pace, i francesi e i tedeschi non si parlavano tra di loro. La prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Il Papa ha fatto una dichiarazione ultimamente a proposito di questi attentati terroristici. Questa non è una guerra di religione, questa è la terza guerra mondiale. Che ne pensi? No, penso che su questo lui ha ragione, una guerra che è iniziata in realtà nel 2001, l'11 settembre. Penso che la componente religiosa all'interno di questo che stiamo vivendo... Ma pare che sia una copertura, dice il Papa, perché è una guerra di interessi. Beh, sai, io penso che le guerre sono... Oh, io do del tu a tutti, non te la prendo. Allora, insomma, lo faccio anch'io. Le guerre sono sempre determinate da varie cause. Non è mai una guerra solo di idee, non è mai solo una guerra di interessi. Allora, buonasera a tutti. Noi oggi cercheremo di parlare con leggerezza di un evento che è stato un evento sconvolgente. È stato l'evento più sconvolgente della storia contemporanea, la prima guerra mondiale, un vero e proprio salto nel buio. Il mondo e l'Italia, dopo quell'evento, non sono state più la stessa cosa. È stato così incredibile quell'evento che due grandi storici che la pensavano diversamente su tutto, perché uno era di matrice comunista, si chiamava Eric Hobsbawm, un altro era di matrice idealista, si chiamava François Furet, hanno scritto le prime sintesi del secolo XX, del Novecento. Quel secolo che abbiamo alle spalle non da tantissimo, da 16 anni. E non erano d'accordo su nulla, su una sola cosa erano d'accordo, che il secolo inizia con la Prima Guerra Mondiale. Hobsbawm lo chiama il secolo breve e Furet dice che quella guerra è stata una guerra democratica, perché è una guerra di grandi numeri e in qualche modo anche una guerra egualitaria. Non c'è stata una famiglia in tutta quanta Europa che non ha avuto un lutto. Pensate, morirono 600.000 nostri connazionali. Noi ce lo dimentichiamo, ma quando passeggiamo nei nostri paesi, nelle nostre città, ci accorgiamo che in ogni città, in ogni paese c'è un monumento ai caduti. E vediamo che i caduti della Prima Guerra Mondiale sono molto spesso più di quelli che hanno perso la vita nella Seconda Guerra Mondiale. E perché il secolo breve? Perché l'orologio della storia non corre come il tempo che scandisce il nostro orologio. Ci sono dei tempi in storia che vanno molto lenti, che passano molto lentamente. E invece ci sono alcuni momenti in cui il tempo accelera e quei momenti, quegli attimi, quei giorni, quegli anni hanno un'importanza fondamentale, segnano una svolta. Ecco, la Prima Guerra Mondiale è stata questa, sicché il Novecento noi possiamo dire che è iniziato nel 1914, quando scoppiò la Grande Guerra, quella che ancora oggi viene chiamata la Grande Guerra, e finisce nel 1989. Grandi anni e grandi erano.
Mio marito non si può più supportare, la giacosa ero vestita, ma già mettere a cantare, tutto è pronto, sto aspettando una scrittura per firmare. Non appena che madonna va con fora a debuttare, e ho scelto un nome eccentrico, mini Tirabuscio. E addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò, perderai Tirabuscio. Ne conosco tanne e tanne e non so chi è meglio me, e quell'irico e brillante sono tornate dai tournée. A fortuna si è capita, un goppe tavole si fa, che fatica chi è tacita, che risorse può sperare. E ho scelto un nome eccentrico, Nini Tirabuscio. Bella Napoli, mai più ti rivedrò, perderai Tirabuscio. Your name? Maria Alba. Tuo? Ergerta. Nomi strani. Particolari. Invece rappresentate che cosa qui? Rappresentiamo Miro Enoteca, l'enoteca di Terlizzi, cioè in realtà è la mia enoteca, e ho ideato questo evento per, appositamente per Sovereto e il Sovereto Festival. Che cosa, quali sono i prodotti che offrite? Appunto, volevo dare un'impronta di, della nostra Puglia, quindi abbiamo messo il taralli, che è un prodotto tipico pugliese, e il vino, il nostro vino, quindi i vitigni, il bombino bianco, il nero di Troia, è il tipico pizzarello terlizzese. Come si chiama? Pizzarello. Pizzarello, come è sì, fatto? È una focaccia dalla forma allungata, condito con solitamente la mortadella e formaggio. Invece il vino? Il vino viene da una cantina che si chiama Masseria Faraona, è una cantina che si trova a Corato ed è praticamente, diciamo, rivaluta molto i nostri vitigni autoctoni pugliesi, quali appunto, come dicevo prima, il nero di Troia, il bombino bianco e altri. E tu sei di Terlizzi? Io sono di Terlizzi, sono una terlizzese, doc. Senti, mentre nell'interno, visto che c'è, poi c'è anche il discorso della ceramica. Sì, assolutamente, ecco, questo era anche per completare tutto quanto, c'è la ceramica e ci sono appunto anche i fiori terlizzesi, che i fiori di Terlizzi, i fiori di Terlizzi, sì.
Thank you.